Le telecamere installate ci hanno consentito di appurare la veridicità di alcune segnalazioni pervenute, segnalazioni che consistevano in alcune doglianze e lamentele di bambini che frequentavano la quinta elementare dell'istituto. E quindi prima fase è consistita appunto negli accertamenti preliminari di rito finalizzati ad appurare la veridicità e fondatezza. Successivamente, di concerto con l'autorità giudiziaria, si è proceduti poi ad un monitoraggio tecnico dell'aula teatro dei fatti e quindi attraverso l'installazione di una telecamera opportunamente occultata e che ha consentito una vera e propria ambientale audio-video di riprendere e documentare quanto veniva svolto all'interno dell'aula. Comportamenti che pochi giorni di monitoraggio hanno permesso di appurare da parte degli investigatori condotte ripetute, abituali, di pratiche di insegnamento che un po' travalicavano i limiti del cosiddetto ius corrigendi, andando poi a trascendere in atti vessatori consistenti anche in pizzicotti, strattonamenti e urla, creando e generando nei confronti di tutta l'aula, in particolare di alcuni bambini, uno stato di tensione e di timore. Proprio per questo motivo l'attività tecnica ha consentito di appurare che si trattava di un reato vero e proprio di maltrattamenti che a norma del codice penale consiste in un reato abituale, quindi per la configurazione e perfezionamento della fattispecie necessita appunto di una sequela di comportamenti e atti analoghi. Il reato appunto è quello di maltrattamenti. Le indagini sono partite da una segnalazione di alcuni bambini ai genitori, che sono state raccolte, verificate dagli investigatori della polizia giudiziaria, che poi messa a sistema con tutta una serie di accertamenti hanno poi condotto ad avviare un'attività tecnica specifica per appunto appurare se effettivamente si trattasse di un caso isolato o singolo piuttosto che una pratica diffusa. La messa è stata ovviamente non è stata prelevata, siamo entrati in aula, ovviamente il personale del nucleo operativo radiomobile che ha svolto le indagini, in abiti simulati ovviamente, quindi non uniforme, con ovviamente con molto garbo e tratto, considerato anche la delicatezza della questione e la presenza di bambini, quindi di minori, è stata invitata a uscire fuori dall'aula. Una volta fuori dall'aula abbiamo spiegato i motivi della nostra presenza lì ed è stata condotta presso i nostri uffici per gli accertamenti di rito.